Sì, grazie. Grazie Presidente. E oggi sono molto felice, devo dire anche particolarmente emozionato. Infatti vorrei raccontare un episodio agli ospiti, al pubblico. E negli scorsi giorni stavo sistemando un pochino le mie carte a casa e anche i vecchi ricordi e ho trovato il diploma del corso sulla sicurezza stradale che feci alle scuole medie. E oggi invece mi ritrovo qui dopo qualche anno, per fortuna non dopo tantissimi anni, e mi ritrovo qui e con degli ospiti importantissimi, con degli ospiti illustri, con i massimi vertici dell'amministrazione capitolina in una giornata storica. Oggi penso che possiamo tranquillamente definirla una giornata storica. Infatti a pochi mesi dalla istituzione della consulta cittadina sulla sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità, sottolineo queste altre parole perché la sicurezza stradale deve andare di pari passo con la mobilità dolce e con la mobilità sostenibile, ci ritroviamo qui a discutere un importantissimo atto di indirizzo che fissa gli obiettivi che questa amministrazione vuole perseguire nei prossimi anni per porre la parola fine alla tragedia che si consuma più o meno ogni giorno sulle nostre strade. Abbiamo dei numeri, dei morti, dei feriti per incidenti stradali nelle strade di Roma che non possiamo e non dobbiamo più permetterci. È una tragedia dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei rapporti tra le persone, per i familiari, dei rapporti del vivere civile della nostra città. È un impatto devastante. Abbiamo tantissimo lavoro da fare, abbiamo tantissimo terreno da recuperare, perché purtroppo la nostra città per anni, per decenni è stata il simbolo dell'automobile privata. Noi vogliamo completamente ribaltare questo paradigma e seguire gli esempi più virtuosi delle altre città europee che io ci tengo sempre a ricordarlo, non è che gli esempi più virtuosi che noi oggi possiamo conoscere, le città del nord Europa, le città scandinave, sono sempre state degli esempi di mobilità sostenibile, di mobilità ciclabile. Erano città che 10, 20, 30 anni fa avevano esattamente gli stessi problemi di Roma, avevano esattamente lo stesso numero eccessivo di automobili di Roma, quindi si può e si deve fare. Dicevo oggi appunto è una giornata storica perché presentiamo una delibera, voteremo una delibera di indirizzo che pone questi obiettivi molto ambiziosi per la nostra città in tema di zone 30, aree pedonali, infrastrutture per la mobilità ciclabile e così via, ma è importantissimo questo provvedimento perché lo voglio ricordare e ribadire, è stato scritto a più mani con la consulta cittadina per la sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità appunto. La consulta che abbiamo istituito qualche mese fa, non più di 6 mesi fa e che è diventata subito operativa e voglio ringraziare i tantissimi cittadini, sono oltre 100 cittadini rappresentanti di comitati, associazioni, portatori di interesse e così via che stanno collaborando, che stanno mettendo a disposizione della città il loro tempo, ovviamente in maniera gratuita per un bene superiore, per un bene collettivo che è quello appunto della sicurezza stradale. Quindi vediamo come siamo riusciti a muovere veramente le energie e le intelligenze della nostra città su questo obiettivo direi fondamentale. Quindi appunto ci troviamo davanti un percorso sicuramente complicato, sicuramente difficile, ma vogliamo appunto ribaltare il paradigma del passato dove nella nostra città l'automobile privata era al centro, perché ridurre gli incidenti stradali vuol dire spostare la percentuale degli spostamenti dall'automobile al mezzo pubblico, dall'automobile alla bicicletta, dall'automobile ai piedi, ovviamente tutto questo deve essere fatto in sicurezza. E quindi ci sono tanti progetti che stiamo portando avanti, sui quali abbiamo iniziato a lavorare fin dal nostro insediamento. Stiamo lavorando sulle vie consolari, che sono le strade a più alto tasso di traffico, di congestione stradale, dove l'automobile la fa da padrone. Pensiamo alla via Tuscolana, alla via Prenestina, e su queste vie stiamo completamente ridisegnando lo spazio urbano, perché lo sottolineo sempre, quando parliamo di sicurezza stradale, quando parliamo di mobilità sostenibile, non parliamo solamente di trasporto, non parliamo solamente di tutela dell'ambiente, parliamo di far rinascere la nostra città, parliamo di migliorare i rapporti sociali, perché se io vado al lavoro
con la bicicletta piuttosto che con l'autobus, ho più probabilità di incontrare qualcuno, di parlare con qualcuno, di scambiare delle idee, ho più probabilità di magari vedere una vetrina di un negozio e quindi anche fare un acquisto, e quindi vediamo come anche l'economia della nostra città può rinascere se si va nella direzione della mobilità sostenibile, e si riduce il numero delle automobili private oggi circolanti. Quindi ecco, non mi voglio dilungare ulteriormente, mi avvio a concludere ringraziando ancora una volta gli illustri ospiti che abbiamo qui oggi. Sono sicuro che con loro nei prossimi mesi, nei prossimi anni, monitoreremo l'avanzamento, i progressi che farà la nostra città nell'interesse di tutti i romani e del nostro paese. Grazie.